La cura dell'infermo è nel DNA della Chiesa. È una missione importante lasciata da Cristo stesso con il suo esempio di vita e come comandamento affidato agli apostoli accanto all'evangelizzazione. È quanto ha ricordato il Cardinale Caffarra martedì scorso all'inaugurazione del nuovo reparto di radiologia del poliambulatorio San Camillo di Via Marconi, storica struttura sanitaria bolognese attiva dal 1956. Il poliambulatorio fa capo oggi alla provincia lombardo-veneta dei Camigliani e dal 2009 è gestito dalla Fondazione Opera San Camillo. Nel visitare la struttura, l'arcivescovo ha ripreso inoltre un passo in cui la Sacra Scrittura raccomanda al malato di pregare il Signore e di affidarsi ai medici. La Chiesa, ha aggiunto, ha sempre tenuto il malato in massima considerazione e ha sempre onorato la sua persona. E in secondo luogo ha indicato la via della scienza medica per combattere la malattia, non altre strade. La Chiesa è andata incontro all'ammalato con due braccia. Le braccia della pietas umana, della carità, e il braccio della scienza. Se ne manca uno, voi non potete prendere in braccio l'ammalato, se manca l'uno o se manca l'altro. Nel suo discorso l'arcivescovo ha poi ricordato la figura del fondatore San Camillo dell'Ellis come ideatore degli ospedali moderni, con l'organizzazione delle strutture in reparti, la divisione dei malati secondo le patologie, le visite mediche giornaliere e altri indirizzi organizzativi ancora oggi seguiti. Spesso San Camillo si confessava dai malati, ha ricordato, pur non essendo preti, perché diceva che in loro era presente Cristo in modo speciale. Anzi, lui diceva di servire il malato come lo serve una madre che ha un suo unico figlio malato. Quindi si sente la pregnanza dell'amore e dell'affetto che oltre la scienza deve esserci in questa relazione terapeutica. Questa è la nostra missione. La Chiesa bolognese è sempre stata protagonista nell'assistenza ai malati e moribondi e la sua esperienza nel Medioevo si è raccolta intorno alle grandi strutture degli ospedali di Santa Maria della Vita, poi Ospedale Maggiore, dei Lazzaretti, dei Ricoveri. Ma accanto a queste grandi opere si registra una straordinaria vivacità anche a livello di parrocchie e di congregazioni religiose maschile e femminili che spesso hanno pagato con la vita dei loro figli la dedizione ai malati. Tra le tante realtà impegnate in ambito sanitario, spicca certamente l'opera dei Camigliani, presenti a Bologna dal 1596. Sempre al servizio degli infermi, ricoprirono vari incarichi, passando dall'attuale chiesa di Santi Gregorio e Siro al Santuario della Pioggia, all'Annunziata e a San Michele in Bosco, dove oggi la comunità regge la piccola parrocchia e presta assistenza religiosa all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Nella storia dell'ordine camilliano, Bologna fu un importante centro di formazione e di apostolato e ne è la testimonianza che il quadro della canonizzazione di San Camillo è ora conservato nella chiesa di Santi Gregorio e Siro. Mirabile fu la loro opera anche nella Grande Peste del 1929. Loro erano all'Annunziata per fare il cosiddetto spurgo, un lavoraccio, cioè tutte le persone che entravano in città dovevano prima sottomettersi a questa verifica quasi di quarantena, lasciarle la roba, e i nostri padri li guidavano tutta questa operazione di analisi che era abbastanza pesante. Tanto il bene elargito dai centinaia di camigliani che si sono alternati nel corso dei secoli, fedeli al loro carisma di dedizione e impegno nelle opere di misericordia corporali e spirituali verso gli infermi.